Buonasera a tutti, eccoci qua, finalmente. 10 minuti alla mezzanotte, venivo domani. Vabbè, tutto a posto. Allora, però ragazzi, mi sono divertito, ho ballato come una pazza alla Red. Un complimento a questa band meravigliosa, alla via, veramente bravissimi, sono anche napoletani e quindi vi voglio ancora più bene. Complimenti veramente, ho ballato pure io, alla via Napoli si fa allegria, per cui, ma vi siete divertiti? No, vi faccio... Vabbè. Allora dobbiamo fare un applauso, meglio lo facciamo subito all'organizzazione, a Luigi Genatiempo e Giovanni Calabrese. Un applauso forte perché loro hanno voluto questa serata per noi e per voi, e grazie a questa gente che noi mettiamo a pignata la sera, come si dice. Complimenti. Allora, innanzitutto vorrei sapere perché voi state sedute e chi la stanno in piedi? Avete pagato voi? Ma tutta la sera e vai giù, che portoghese, volevo fare. Loro sono venuti dalle 2 qua oggi pomeriggio, quindi vabbè, una piazza bellissima, complimenti. Allora, prima di iniziare lo spettacolo, voi sapete, io faccio sempre una specie di prefazione. Dobbiamo creare l'ambiente giusto per uno spettacolo di cabaret, è fondamentale, perché la musica la puoi anche ascoltare distraendoti, parlando con l'amico, invece il cabaret bisogna prestare attenzione, quindi bisogna sapere anche con chi ti stai rapportando. Poi per l'artista è fondamentale, perché attenzione, l'artista deve anche sapere che non è tutta la gente che sta qua e siete migliaia di persone, complimenti, grazie, ma che volevano venire a vedere questo spettacolo. C'è sta pure per esempio chi che non ci voleva venire. E l'artista lo deve sapere. C'è sta che la moglie dice, arrivo via Joyce, chiamare via Joyce. Il marito dice, ma io domani mattina mi devo alzare, devo andare a lavorare. Mi devi accompagnare, chi mi accompagna là in mezzo alla piazza? Ci sono io, mi stuprano. Ma mi dici, ma io domani mattina devo andare a lavorare, come fa? Non posso alzarmi presto, come faccio? Non mi vuoi accompagnare? Vabbè, non ti lavo più, non ti cucio più e non ti vedo più. Perché femmina siete disgraziati? Avete un'arma in mano, quell'arma, noi siamo diventati succubi, schiave della cosa. Mannaggia, la donna va sempre bene, tutta a posto, finché non gli fai mancare niente, ma come la fai arrabbiare? Come la fai stuzzolare? A piglia, piglia, è un tafareggio. Purtroppo è un dramma, signore, è un dramma. E quindi c'è stato questo poveraccio costretto a venire, Appena la presentatrice ha detto, Biagio Izzo, che tu lo annunci, e già mi schifa da lontano, e quindi si creano situazioni antipatiche. Questo non va bene. Un'altra cosa importante di uno spettacolo di cabaret è come si ride. Attenzione, perché la risata è l'ossigeno per un artista comico. Quando voi ridete, a me mi arriva l'alone qua. Forse dici pure che vado mangiato a mezzogiorno, mamma mia, calma. Però mi arriva la lobby, per noi è ossigeno, è importante, e quindi deve arrivare il sito, la risata deve arrivare. Se non arriva, ci resti male. Molto spesso davanti si mettono persone che ridono ma non ridono, cioè ridono all'interno. E a Napoli si dice su tu culena, a ogni battuta fanno e non è mettere un sibilo, quelli non servono proprio, possono stare anche indietro, oppure viceversa ci sono quelli che ostentano, quelli che esagerano, quelli a ogni battuta sanno, ah, è bravissimo, cadiamo i pugni in faccia, i comitati da noi, gente del tuo pronto soccorso, dice il giorno dopo, ma sto viaggio X fa buffare sata, a me vanno a buffare di mazzate, non ci capo di non fare, sai, sì. E quindi neanche va bene, oppure ci sono quelli che ridono col tiro, visto che lei fanno, quelle sono divertenti, perché all'inizio è l'artista che fa ridere quella persona, però quello deve stare avanti, se stai indietro la gente si diverte a sentire questa persona che ride così e si gira, come facciamo? Ma tu invece di guardare a me guardi anche la lavorina e tu rimani come un stronzo, un po' palcoscenico, e nemmeno va bene. Ma quelle peggiori, poi ci sono quelli là che sono, possono essere un problema per i bambini, che si spaventano. I bambini sono impressionabili, ci sono quelle persone che non hanno i denti davanti, no, succede. Poi quando uno ride, la prima cosa che vedi che sono i denti, se non li tieni, che si vede un cazzo, un buco. E quindi loro però si imbarazzano, di questo problema si imbarazzano, cercano di ovviare in qualche modo. Cosa fanno? A ogni risata, giustamente, spostano il labbro inferiore sul labbro superiore per coprire il buco. Diventano brutti, i bambini si spaventano, mamma lo mostro, andiamo a casa e se ne vanno. E quindi no, non va bene. Ma i peggiori sono quelli che si sentono aristocratici quella sera. Sai, quelle persone che hanno comprato un abito, hanno speso pure 3.000 euro per andare al matrimonio del nipote,
T'hanno messo solo un pomeriggio e poi quante cazzo tu metti giù un abito di 3.000 euro, lo metti nell'armadio e l'amore. Genere ci hanno messo lumina sotto. Ogni tanto aprono l'armadio e 3.000 euro in capitagliato come lanciami sempre. Questa è l'occasione giusta. Arriva via Giovizza la serata, indossano l'abito, arrivano e si sentono aristocratici, sono vestiti eleganti, arrivano, buonasera, parlano tutto affettato, tutti italiani, dice, ma passata signor, buonasera, la mia poltrona, signor, se la seggia volgare, e quindi non ridono, perché secondo loro, quando uno è vestito elegante, se nulla da ridere, fa una figura in mezzo se ride, sa buffare fino in canna, ma non ridono, ma quello che sta a fianco, si accorge che la signor non ride, dice, perché non ride? Allora sono un cretino io che ride la battuta di questo deficiente, non ride neanche lui e si condiziona tutta la sala e non ride più nessuno, lasciate andare, divertitevi, non pensate all'intellettuale, alla signora elegante, lasciate, guardate, dobbiamo passare un'oretta insieme, ma veramente all'insegno del divertimento, stacchiamo sta spina perché non si capisce più niente, i guai sono assai, lasciamoci andare per una serata, tanti i guai questa vita stanno a casa, là stanno e quando tornerete li trovate, proprio qua non è successo proprio niente, qui veramente i problemi sono assai, quindi lasciatevi andare, divertiamoci, voglio dire che voi siete importanti, siete la parte più importante di uno spettacolo, se voi non venivate stasera qua, io che cazzo volevo fare fino a Foggia, quindi se veramente siete l'anima dello spettacolo, siete la parte essenziale, lo spettacolo lo farete voi pubblico stasera, non io, quindi se lo spettacolo ne andiamo, che sono fatte le uova, uomo avvisato, mezzo salvato, detto questo andiamo a cominciare, allora, voglio fare i complimenti, allora io ero preoccupato perché quando sono arrivato è chiamato un diluvio, mamma mia, veramente, sono arrivato molto preoccupato, ma ci viste casi di musura, modestamente l'ho giurtati, una piccola soddisfazione, lasciatemelo dire, no, voglio fare i complimenti, è una città bellissima, io l'ho vista poco, poi noi artisti, quando andiamo a fare le serate, non vediamo niente, arriviamo sul posto dove ci esibiamo, l'albergo, l'aeroporto e a casa, basta, non più niente. Qui ci sono stato a Foggia, com'è Foggia? Chi cazzo ha visto Foggia? No, veramente, noi giriamo il mondo ma non venivo un cazzo. Molto spesso andiamo in qualche posto e ci fermiamo qualche giorno, allora magari si va a visitare qualcosa. Però è una città molto bella, funziona tutto, le strade sono pulite. Oh, save! Voi non sapete dove è però. No, io ragazzi, la cosa mi ha impressionato, io ho visto i segnali stradali, mi è venuto in fretta addosso. Signori, non scherzo, io ho visto il divieto di sosta. Erano anni che non lo vedevo. Mi sono fermato, mi sono fatto un selfie. Mi sono divieto di sosta a Napoli, ma dove cazzo sta giù? Non esistono anni che non esiste più. Gli unici divieti di sosta che si rispettano a Napoli sono quelli dove trovate piantati gli oggetti più disparati. Che so, uno scaldabagno imbucato, un materasso vecchio, una poltrona rotta. Ma chi non è pratico, non trovando il segnale, quello classico che non si può parcheggiare, che fa? Sposta l'oggetto e cerca di parcheggiare. A Napoli, non l'avesse mai fatto. Dal basso di fronte c'è Don Peppino, 1,20 m con tutto un cappello di parcheggiatura. La canottiera, abbronzatura, muratore, capo! Ma che state facendo? Sto cercando di parcheggiare. È il segnale che non si può parcheggiare, non l'avete visto? Francamente no. E io la poltrona che l'ho messa a fare, le fa prendere il caffè seduto e mi ha detto guardato il panorama, non ci capite. 3 euro all'ora e l'oggetto viene spostato e voi non vi arrabbiate, tollerate, perché una delle cose belle di Napoli è la tolleranza. Cioè se non sei tollerante non ci puoi vivere. Il napoletano è cazzevere un bicchiere mezzo pieno pur se non hai il bicchiere. Come cazzo fa? Non si sa. È la furbizia da fare figli in droccia. A Napoli figli in droccia o furbo perché chi ce l'ha da fare? Deve superare gli ostacoli. Che ne so, le isole pedonali, no? Ormai esistono in tutto il mondo, sono belle, abbelliscono le città, permettono ai bambini di giocare senza il rischio di essere investiti. I genitori ne sono contenti. Guardate, Napoli fosse stata una delle prime città al mondo ad avere un'isola pedonale. Si chiama Via Chiaia, sta ancora là. Sono 50 anni che non si passa. Ebbene, sta un solito napoletano che arriva e fa: ma che brigadiere, stamattina non si passa. Stamattina, sono 50 anni non si passa a casa. Un napoletano da passare, un figlio in droghi, un furbo, deve passare. Anche toccando il sentimento del pubblico ufficiale. Dice: brigadiere, io devo passare per forza. Sì, e chi l'hai tu, dottore? Bravo, l'hai tu, dottore.
ci sono stata pigliando con culo, scusate, no, perché io devo andare alla farmacia Sembroni che sta via Chiaia a prendere le medicine alla nonna che sta molto grave. Ma scusate, con tutte le farmacie che stanno a Napoli, voi dovete andare proprio alla farmacia Sembroni che sta via Chiaia. Ci brigati, ma voi volete mettere le medicine che c'ha la farmacia Sembroni con le medicine che c'hanno le altre farmacie? Ci, ma che sono sfugliatelle, scusate. Ma avete capito che qua giù la settimana scorsa vendevano le supposte già usate? Guardate che si va a vendere, le supposte già usate, né perché si squaglia, non è possibile. Cioè, dice, vabbè, no, a me mi va stretta, mettete la tua, ma vabbè, ma che è sta cosa? Che cosa ci inventiamo? Ma a Monnezza, c'è una cisca a Monnezza, a Napoli fate troppo a Monnezza, non rispettate le regole, la spazzatura va depositata solo dopo le ore 21, voi lo potete fare, noi no, non è che non lo vogliamo, non lo possiamo fare, perché non è come a nord si mangiano piccettini, noi ci mangiamo il zuppicozzo, una famiglia di 7-8 persone, quanta scorzia e cozze che rimangono. Io non posso aspettare alle 9 di sera, io devo andare ogni ora a buttare la spazzatura. Che si aspetta alle 9 di sera, dai conucani e munnezza fa la porta. E qui non è possibile. Poi questo fatto che la spazzatura si va a buttare la sera. Finché siamo d'estate, va bene, un pantaloncino, un cagnolino a volare la fuori, bello fisco fisco, va bene. Ma d'inverno, io d'inverno mi muoio i fritti. Io alle 9 di sera già tengo pigiami i flanelli e muri, ma buccio fuori, non ce la faccio. Alle 5 del pomeriggio piglio il sacchetto, me lo scendo giù, fuori al portone di casa. Ormai sapete che i vigili urbani a Napoli non esistono più, li vendono sulle bancarelle, le statuine come souvenir, non esistono più. Oh, stava aspettando a me, come esco fuori al palazzo, dove andate con quel sacchetto della spazzatura? Con un sacchetto, capo? Ce l'avete in mano? Perché questo è un sacchetto della spazzatura. Ah no, perché che cos'è? Quello è un borsello, capo. È l'ultimo tipo che è uscito, no, perché non ve lo comprate pure voi, vi cambiate sta borsa in merda bianca appesa che mi dai 50 anni. Il vigile lo sa, mi lascia andare, butto il sacchetto, mi ricordo di aver lasciato il cellulare a casa, torno indietro, il vigile stava ancora là. Guarda e fa, e ho borsella addosta. Guardate una pulitaccia, ma guardate qua fuori un ragazzino col motorino mi ha fatto un chip, si è pigliato un portello e ci ha fatto cornuto e ammazziato. Guardate, siamo una popolazione straordinaria da questo punto di vista, questa niente da fare. Napoli è una città dove tutto è il contrario di tutto, dove le cose belle diventano drammatiche, le cose drammatiche diventano quasi comiche. Una cosa drammatica, un funerale, la perdita di un amico, un parente, un familiare, è una cosa che ti mette angoscia, una cosa che ti fa stare male. Lo posso garantire che quando muore una persona a Napoli non si capisce niente. Amici, parenti, conoscenti, tutti con la faccia per la circostanza. La faccia per la circostanza varia per categorie, gradi di parentele e affinità. Il parente di primo grado, chi le ha perso proprio il familiare, sta vicino al letto, suo guardia e fa: perché te ne sei andato? Rispondi! Come cazzo risponde? Chi è morto? Cioè, noi non ci rendiamo conto che diciamo delle, che le diciamo noi queste cose, non ce ne rendiamo conto. Ma il morto sta là nel letto, no? Sta nella stanza da letto, c'è sta il parente vicino che piange, sono quelli che fanno le condoglianze, fino ad arrivare fuori al balconcino dove stanno tutte le canzoni fottono, poi una volta che ha fatto tutto a posto, che stanno scontando un morto, stanno parlando dei cazzi loro. Ma il morto sta là nel letto, nella stanza da letto. Dite, ma il familiare sta vicino, c'è sta sempre chi le arriva e fa: ma tu sta, è andato al bar a prendere i caffè, ma viene, è andato a prendere i cornetti, tu come lo vuoi, crema amarena, come lo vuoi, Nutella, come lo vuoi, ma come a tu sta, chi le muore, stai tu, tarata sta, e usiamo dire queste cose, ancora peggio c'è sta quello che arriva e fa: ma mo, dove lo portate? Lo volevamo portare un po' nelle giostrine, chi ci piaceva ruta panorami, che si divertiva a stare, ma con me dove lo portiamo? No, ma io voglio dire, gli avete trovato una giusta collocazione? Sì, a Lilton non c'erano posti, stavamo aspettando la risposta dell'usciera, da una stiamo in lista d'attesa, ma come era? Io che amo usando, ma buttare, ma buttare! E le diciamo noi queste cose, come pure la morte crea sempre stupore, fateci caso, quando muore qualcuno, uno si stupisce sempre. Se il morto da vivo ha avuto 2 ictus, 4 infarti ed è sempre stata malata da piccolino, c'è sta sempre un cretino che arriva e dice: ma com'è stata all'improvviso? Chi è più morto prima che mo? Chi mo sembra che mo sta meglio di quando era vivo?
come pure le condoglianze. Dite la verità, le condoglianze è una cosa imbarazzante. Non sappiamo mai che cosa dire, come comportarci. È come quando stai in chiesa che ti viene da ridere e sai che non puoi ridere, e più lo sai, più ridi. Stai tu e l'amico, tu e più fai così, più ridi, che è un imbarazzo. Il prete dall'altare ridi, ma chissà perché, è perché è una serie. Così sono le condoglianze. Non sappiamo mai come comportarci, che atteggiamento assumere. Facciamo le prove a casa con la moglie, vado bene così. Ma si scema, no, tu devi dire condogliano, no, condogliano, devi dire solo condogliano, condogliano, fanno le prove per strada, condogliano, 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 accendi i piedi, stai facendo un po' di cazzo tu, condogliano, condoglianze, no, condoglianze, condogliano, condoglianze, ma cazzo si dice, arriva là e fai tanti auguri. A chi non è capitato di dire auguri invece di condoglianze? Guarda, ancora peggio se sta chi che arriva e fa ehi, tante condoglianze a voi e famiglia. Come stai facendo gli auguri a Natale, lui condoglianze a chi? Oppure c'è sta chi che per strada li incontra e dice lo sai, è morto Gigino Vallivalli. Ma che stai dicendo? È morto Gigino Vallivalli. Ma che stai dicendo? No, sto dicendo che è morto Gigino Vallivalli. Ma che stai dicendo? Leggi il labiale, è morto Gigino Pallipalli. No, ho capito, ma quando è morto? Stamattina. No, che stai dicendo? Data volta che stai dicendo? È morto stamattina. Ma io ieri sera l'ho visto. Ma chi l'è morto stamattina? Io ieri sera ho parlato con lui. È morto stamattina. No, ieri l'ho visto. Tu si ovvi la settimana prossima, ne preoccupa. Guardate, non ci accire nessuno, diciamo queste cose, che da una cosa drammatica diventa comica. Vedete come si ride sulle cose drammatiche. Ma attenzione, non soltanto le cose drammatiche diventano comiche, ma non dico adesso le cose comiche, ma cose che dovrebbero farti stare bene, suscitare gioia, felicità per qualcun altro sono un problema. Un matrimonio, due ragazzi che si sposano. Nonostante i problemi, 5 Stelle, di mai ci stanno soldi, ci sta lavoro, un casino, riescono a coronare il loro sogno d'amore, arrivare all'altare. È un momento di grande gioia, di grande felicità per questi due giovani e lo vogliono condividere questa gioia con le famiglie dello sposo e della sposa, uno nonno, un nipote, un cognato. E come lo fanno? Spedendoti, facendoti pervenire, portandola anche a mano, fino a casa, una partecipazione di matrimonio. Dovrebbe essere un momento di grande gioia, di grande felicità per questi due ragazzi. Un cazzo. Vi posso garantire che quando arriva una partecipazione di matrimonio in una famiglia, c'è sto un lutto. Ma anche se fosse morto un parente, un marito e la moglie non sono andati più in faccia per 15 giorni. Vattene a casa di tua madre. Apre la partecipazione, Salvatore e Anna sono lieti di invitarti al loro matrimonio. Ma chi sono? Hanno sbagliato in non soglia, non è gente che conosciamo. Ehi, che è Anna! Anna, chi è sta Anna? Ma come? Anna! Anna Cirena, sta disgraziata, ma magari da parte chi cazzo è? Annarella! Sì, la vogliamo pure Nannina, ma chi è? La figlia di zia Titina! Zia Titina! Cioè, io tengo una zia che si chiama Titina, non la conosco. Ma come andavamo in spiaggia da piccolini con zia Titina, poi zia Titina si è trasferita a Torino, ma sono 20 anni che sta là. Fammi capire, zia Titina sono 20 anni che sta a Torino, si fa vedere dopo 20 anni che ha partecipazione della figlia che ha sposato. E si ha incontro per strada, la faccia tanta zia Titina. E intanto zia Titina ti ha mandato la partecipazione, e voi lo sapete, perché quando ti arriva la partecipazione, vai o non vai alla cerimonia, un regalo le devi fare, l'atto di dolore, la maricina, tutto qua. Ma questi giovani fanno le cose moderne, fanno le liste di nozze in certi negozi che discutiscono tutto il lato B. Una volta si chiamava un culo, poi chiamano lato B, costa tutto carissimo. Bisogna sapere al più presto qual è il negozio dove hanno fatto la lista di nozze per cercare di acchiappare un regalo a costo di meno. Non scherzate, c'è gente che ha fatto la nottata fuori un negozio, ha dormito in lagana dei sinus a capire, alle 6 del mattino fuori un negozio, con a capire sul tuo braccio, che ha scazzino vicino a lui, ci mi chi l'apre alle 10, a darabì,
come apre il negozio, che c'è sta nella lista di nozze? Un servizio di porcellana con righino dorato, 800 euro. Tu non stai bene, sentami, tu non ti senti bene. Abbiamo un servizio di cristalli di Boemia sulle 700 euro. Chiama il dottore, quindi come te lo dico bene. Abbiamo un vasetto cinese della dinastia Ming sulle 550 euro. Ming la coppa Dash. E allora c'è rimasto solo un suppellettile, una saliera, una pepiera. Siamo sulle 200 euro. È mio! Ce l'hai fatta! Ma se il parente di primo grado ti ha anticipato e è andato lì due giorni prima e si è preso lui la saliera e la pepiera, che fai? Beh, comprare il vasetto da Ming. Ming l'interno e si cammina, dice mamma. E allora c'è il piano B. Qual è il piano B? La busta. Dove mettiamo i bigliettini di auguri? No, qual augurio, cazzo? I soldi. In contanti. E là, signore, ha la figura in merda assicurata. Perché non sa mai quanto metterci dentro. Questi fanno le cerimonie u Castelli Alibaba, u Castelli Aladdin, si paga 180-190 euro a cranio. A casa si comincia a contare i figli. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cina tua moglie disgraziata, mi hai fatto 6 figli, mi hai fatto. Hai detto che ti pigliava la pillola. Ma io mi pigliava la pillola per il diabete. Tu era morivo diabete! Quante cazzo faccia mettere in busta, ci siamo tutti quanti! Quando si consegnano queste buste è una cosa comicissima. Lo sposo e la sposa ti aspettano in piedi, davanti al tavolo nuziale. Non si vanno a sedere. Tengono un foglio in mano, tengono segnati quelli che sono venuti e quelli che devono ancora arrivare. Zio Gaetano venne a casa 15 giorni fa, zio Salvatore venne, zio Antonio sta arrivando. E zio Antonio nella navata del ristorante, dopo questo momento di grande gioia, di felicità verso questi due ragazzi che finalmente hanno raggiunto il loro sogno d'amore, zio Antonio sembra che va per simpatibolo, salto sul lato con l'occhio a palla, guarda fissa fissa con lo sposo negli occhi, arriva dallo sposo e fa auguri sabato e mette la mano in tasca dello sposo, ci fa preleva, no, deposita. E man mano che arrivano gli invitati, lo sposo va e viene a Indocess, ci ma sta poco bene con la pancia, ma chi si va con dei soldi che stanno lì nei busti, non sia mai ci sta meno di quello che lui si aspettava la sera, aspetta fuori al ristorante, ci bello, sei venuto 8 persone, mi 200 euro, cioè 600 euro, capite qua, ho una differenza forma. Cioè, vabbè, ma quello è normale, andare a una cerimonia 7-8 persone, è normale mettere 6-700 euro in una busta. Cazzo, è normale. È un povero Cristo che guadagna 1200-1500 euro al mese. Quando gli togli 6-700 euro dallo stipendio, come cazzo si mangia giù un mese a casa? È giusto, è normale che la gente la sera deve dire che c'ha il cane a casa. Cioè, che c'è di cane? Avete visto quando escono gli invitati dalle cerimonie? Hanno tutti la bomboniera qua e a busto bucana là. Cioè portano qualche rimanenza al cane che è rimasto digiuno tutto il giorno a casa. Rimanenza. Avete mai visto un cane si mangia i frutti maro crudi? Una volta una signora disse a cameriere giovanotto, ve la volete fare una busta per il cane? Cioè signora ci metto due ossa? E mangia tu l'osso! Quando ne siamo, uno mette 6 porzioni di cannelloni, un antipasto di mare, un po' di dolce, un po' di frutta mista. Si piglia un caffè perché tenevo tempo, sta presso. Poi una cosa che non sopporto di questi giovani, dico io, se un anno solare è formato di 12 mesi, perché sposano tutto lo stesso mese? Tutti a giugno! Ma vi rendete conto gente che ha avuto 5 partecipazioni? 5! Capo fa solo il regalo da fanno mutuo, con un finanziamento. 5 e ci vogliono 5 abiti, perché non è che puoi mettere l'abito che hai indossato 4 anni prima al matrimonio del nipote Peppino, perché sta zia a chiattone, ti aspetta fuori un ristorante, come ti vede arrivare, ah, se mi ha tenuto bene questo vestito che ti mettesti 4 anni fa al matrimonio di Peppino, tu giustamente zia, quello è nuovo, tenga la fotografia, cioè, t'hanno umiliato, fanno farmi pure in mezzo, quindi non ti puoi permettere. E quindi oltre i 5 vestiti, giustamente, ci vogliono 5 paio di scarpe, nuove. Perché poi la donna, e voi lo sapete, donna, donna deve apparire. E se non la fai apparire, e quindi se sotto il vestito verde acqua ci vogliono le scarpe bianche, oh, ci vogliono le scarpe bianche. Le va a cercare per 36 casali, lei avanti e tu indietro come un coglione. Insomma, se le troviamo bene, devono
essere bianche! No, bianca, te sono preoccupato, non la fai la discussione, dai, si capi? Tesoro, le troveremo, me lo sento che le troveremo, me lo sento. Finalmente le trova, bianche, come le voleva lei, tacco 100, l'ultimo paio di scarpa rimasta, numero 36, lei c'ha 43. Se le compra lo stesso! C'è amore, non perché voglio fare la discussione tranquilla, ma soltanto che quella che è 36. E allora? E tu tieni 43, e allora? E allora lo dice anche la matematica. Il 43 nel 36 non c'entra. E voglio rompezzare. Fatti i fatti tuoi! Se le comprano, se le portano a casa, le calzano, le dita vanno sotto i piedi. Avete visto quando arrivano le donne sulle cerimonie? Sculettano, cammini, tu vanno a così. Tu vada a borse di Chanel, i Gucci, H e a buste di plastica H. Sapete che tengono i buste di plastica? E pantofole. Quelle vecchie che la casa è tutto consumato che fedele, che la si mette da una busta di plastica e se le portano appresso. Dopo il primo giro di ballo, la moglie al marito, Peppi ce n'ha mai. Ma ce ne dobbiamo andarcene. Che ce dobbiamo andarcene? No, non ce la facci più, ce ne dobbiamo andare. Ce ne dobbiamo andare. Io ci ho messo 800 euro in da busto, ma ci mangiate una seppolina e erbe malate in gangare con busto, mi ti taglia la capa. No, ce ne dobbiamo andare, sono morte le dita. Come sono morte le dita? Sì, perché i dita sotto i piedi, e alza i piedi, ma non sotto i piedi, mezzo i piedi, allora cazzetti erano queste dita! E ci butta la busta, ci piglia una busta di plastica, piglia la busta là sotto, e avviene il cambio, ma non avviene a vista, avviene sotto al tavolo. Avete visto le tovaglie, questi ristoranti? Accendono fino a te, non si vede niente. Là avviene il cambio, ma ve ne accorgete lo stesso, dall'espressione del viso, da questa espressione di sofferenza, di dolore. Sotto al tavolo tolgono le scarpe, mettono i pantofole e fanno... Bravo, così fanno. Ah, la donna, croce e delizia della nostra vita. E l'uomo è diventato succube della donna. Tu uomo perché l'accontenti? Tu uomo perché scendi a compromesso con la donna? Perché? Perché la ami, oh cazzo! Perché la donna è una cosa che a noi ci piace assai. E come la fai innervosì? Ami! Mannaggia, ma la donna è anche gelosa, la donna è invidiosa. Una delle caratteristiche della donna è che è invidiosa delle altre. Non sia mai un'amica, una collega, non so, una parente ha fatto qualcosa che lei non ha fatto. Se la da fa puressa, o deve dire che l'ha fatto, la sta facendo. Prendete le distanze da quelle famiglie pseudo-intellettuali, quelle che parlano tutti italiani per l'estate, no? Ciao, io Gianluigi. L'anno scorso abbiamo fatto una vacanza culturale, perché per noi la vacanza è cultura, la vacanza è studiare, capire, conoscere altre civiltà. Noi facciamo centinaia, migliaia di chilometri, raggiungiamo dei continenti straordinari per conoscere usi e costumi delle altre civiltà. Cioè, ma che stai scemo? Mia cultura l'ha già fatta a scuola, faccio in vacanza, ma scemo proprio veramente. Cioè, ma noi siamo stati, per esempio, ma voi siete stati in Perù? La moglie accusa. Andiamo sabato, sabato andiamo sabato. Ma tanto si cascia, andiamo sabato. Voi che siete andati in Perù, devo andare in Perù pure io. Ma in Perù? Ma che ci sta in Perù? In Perù c'è il Machu Picchu. Che ci sta in Perù? C'è il Machu Picchu. Ma che è questo Machu Picchu? Non so neanche come si scrive Machu Picchu. Ma dove sta sto Machu Picchu? Dove sta? Sta a 3000 metri d'altezza, che quando ci arrivi, se ci arrivi, devi camminare al rallentatore, perché ti viene da vomitare, ti una pressione sotto i piedi, la papuscia mi si coscia, la maglia lunga, un Machu Picchu, cato con mia moglie, penso un Machu Picchu, ci ho messo un'ora per picchiarla, chi devi, ma la prossima volta faccio la faccia, tanto a te un Machu Picchu, ma uno va in Perù, ma che cosa ci vai a fare? In Perù c'è uno dei laghi più famosi al mondo. Sapete come si chiama sto lago? Titicaca. Guardate, non dico stronzate, andate a vedere sull'Atlante, uno dei laghi più famosi al mondo si chiama Titicaca. Cioè io vengo a 3000 metri d'altezza, capa posce, mi sei coscio a vedere un lago Titicaca. Ma chi te caga a te sto lago di merda, ma che me ne fotto a me? Ma guarda dire tu e tutto Perù, ma che tenga avrei?